Amici miei, ci siamo. Benvenuti, bentornati. Sage of Mythology Returned. Questa è la versione definitiva. Io ho una premium edition e quindi ho questo DLC di Freyr. E ho anche in Legacy Deity Portraits, che lo vedremo dopo. Andiamo a conoscere subito Freyr, dio della fertilità e della legalità. Tra i nuovi dei c'è sicuramente Ulmur, Aegir e Vidar. Questi altri tre invece c'erano già da prima. Sono molto curioso di provare. Ah, gomme in boost, bellissimo. Invengo d'oro, bellissimo. Amici, allora, ci sono tantissime differenze rispetto alla versione beta che ho notato prima. E adesso vi faccio rivedere, perché è molto importante che vi faccia vedere una cosa. Il tutorial l'ho fatto, ma voglio farvi rivedere una cosa. Quindi lo rifacciamo subito. Mettiamo titano, vaffanculo. Facciamo titano. Tanto è il tutorial, sti cazzi. Guardate attentamente. Già che è cambiata la mappa, e mo vi spiego. Age of Mythology è un gioco di eroi e mostri, poderosi eserciti ed epiche imprese. Scegli una civiltà e guidala attraverso le varie età, da un piccolo e umile villaggio fino a potenti cittadelle protette dalla potenza degli dei. Abbatti le mura di Troia. Sfida i giganti nelle lande ghiacciate di Midgard. E affronta eserciti di Anubiti tra le mutevoli sabbie egiziane. Come ricompensa, gli dei potrebbero un giorno conferirti grandi poteri di trasformazione della terra in Age of Mythology. Quello che si può notare subito è più stabilità, la grafica funziona, cinematiche migliorate, trigger in questo momento migliorati. Ti diamo il benvenuto nella tua prima avventura in Age of Mythology Retold. L'eroe Arcanthos ha inviato degli esploratori in cerca del signore della guerra Teris, ma i nemici hanno accerchiato i suoi uomini. Dobbiamo salvarli. Aiuto! Il doppiaggio è stato cambiato e migliorato. Sposta Arcanthos sul checkpoint. Le unità selezionate le vedrai qui. Etymos, Malista, Hani. Anche nell'area nera rivela le regioni inesplorate. La minimappa mostra le aree esplorate e la schermata corrente. Anche il doppiaggio inglese, cioè nel senso del personaggio, esto volume è diverso. Ne prostagma hani. Un minotauro ti blocca la strada. Sconfiggilo. Gli eroi come Arcanthos batteranno con facilità le unità mitiche come il minotauro. Esto. Etymos. Giasone ed Eracle sono giunti per aiutare Arcanthos. Volume. Ora sposta le tue unità al checkpoint successivo. Hanno cambiato anche il colore qua, che era diverso. Che cazzo è? Ah, una manticora. Occhio. Una manticora sorveglia la strada dai dirupi. Gli eroi attaccano solo ciò che possono raggiungere, ma Zeus ti ha conferito il suo potere divino. Oddio, ho sbagliato. Cosa c'è, Malista? Volume. Grandioso. Ci sono molte divinità in Age of Mythology, ognuna con i propri poteri divini unici. Le voci migliorate sono ottime. Hanno aggiunto anche qualche distruzione in più. Gruppo di esploratori. Presto, manda i tuoi eroi in aiuto. Il movimento d'attacco fa sì che le tue unità attacchino i nemici nel tragitto. Questo movimento d'attacco è fantastico. Da
Ben fatto. Hai salvato i tuoi uomini. L'esercito di Arcanthos ha trovato la base di Teris. Risali la strada per unire le forze. Una cascata che hanno messo. Fantastico. Hanno modificato questa parte in bene, perché vedo parti distrutte, rovine. Prostag Marlista. Perché qua, se vi ricordate, ci stava una caravana di asini. Gianna. Prosne. Ok, vengo. Vullome. Ετοίμος. Μάλιστα. Βούλομε. Έστω. Ecco il nemico. Hanno migliorato i trigger. La base si vede. È poco più avanti. Sconfiggi i soldati di guardia alle porte. Legge. Svoli. Smacchi. Quello che mi dispiace è che Arcanthos, quando faceva turno di guerra, anche i soldati lo accompagnavano in questo. Invece adesso, purtroppo no, mi dispiace perché... vabbè, che cazzo? Figlio di Osiride, è enorme. Quanto cazzo hanno fatto grande? Le meteore ne hanno fatte pochissimo. Ammira il potere delle divinità. La base nemica è nel caos. Adesso radila al suolo. Madonna mia, le mie truppe fanno una fine brutta brutta. Vabbè, è morto. Vaffanculo, stronzo. Ottimo lavoro. Questa base non sarà più un problema. Molto bene. Teris, la grafica, vabbè. Fuggire. Per scoprirlo, continua il viaggio di Arcanthos. Teris è riuscito a fuggire? No! Ve lo dico già adesso, no! Non è fuggito manco per il cazzo. Io pensavo invece che mettessero qualcosa, invece non hanno messo niente. Allora, campagne. Finalmente hanno messo la mappa giusta e quindi... molto bene. Comunque qua mettiamo medio un attimo. Comunque ho capito tutto, però giocarti danno fin da subito, anche no. Voglio solo vedere l'inizio, perché poi voglio passare a farvi vedere tutt'altro. Ma quello sembrava Teris. È passato molto tempo da quando l'hai spedito negli inferi. Interessante. Combatti di nuovo vecchie battaglie? Sì, vecchi nemici. Vedo che sono ancora qui. Hai vinto più battaglie per Atlantide di quante se ne possano contare. Hai affrontato avversari che nessun altro uomo ha osato combattere. È stato molto tempo fa. Oggi i nemici di Atlantide vivono solo nei miei sogni. Adesso affronto dei miseri pirati. Sei davvero convinto, Atlantideo? Atlantide ha ancora dei nemici. E tu sarai nuovamente chiamato ad affrontarli. Chiunque minacci la mia casa o la mia famiglia sarà presto nei miei sogni. Questi nemici non sono come tutti gli altri, Arcanthos. Non abbassare la guardia. Si avvicinano tempi bui e c'è bisogno di te. Svegliati, Arcanthos. Ammiraglio, signore. Sì? Abbiamo avvistato terra all'orizzonte. Presto dovremmo arrivare ad Atlantide. Ottimo. Finalmente potrò rivedere mio figlio Castore. Semplicemente perfetta. Bravissimi. Hanno aggiunto un piccolo pezzo in più all'inizio. Ottimo lavoro. Bravissimi. Benissimo, veramente bene, bravi, bravi. Non puoi ignorare i presagi, Arcanthos. Il dispiacere di Poseidone è chiaro. Dobbiamo aiutare a porre fine all'assedio di Troia. Le truppe che inviamo ora saranno fortunate se arriveranno prima che il combattimento sia finito. E anche se ce la facessero, il loro unico compito sarebbe quello di mostrare lo stendardo di Atlantide. Non è un compito per un ammiraglio.
Sarebbe un'offesa per Agamennone se inviassimo uno dei tuoi ufficiali inferiori. Già si lamenta che non prestiamo abbastanza attenzione alle colonie greche. No, devi pensarci tu. Scusate se avete sentito dei rumori in sottofondo, ma... Kraken è spettacolare. Allora, voglio prendere quel Toxotes per capire se adesso il Toxotes ti uccide, mostronzo. Difendi il porto fino a quando sarà qui. Arcanthos is a hero and very effective at killing myth units. È stato nerfato un po'. Ah, non c'è proprio più il centro città. Ok. Vabbè. Poi c'è un editor. Ragazzi, l'editor è completamente migliorato, perché noi adesso, per puro esempio, io posso fare una nuova partita. Andiamo, dove vogliamo andare? Vediamo Story Elysium con 4 giocatori, grande. Come? Ma mica mi fa giocare. Ah no, ok. Per esempio, no? Noi abbiamo una mappa del genere, qui io posso cancellare tutto, no? Come è sempre stato in realtà. Ragazzi, adesso nell'editor cosa cambia? Cambia che potete scegliere tra unità, costruzioni, natura, decorazione, o di tutte le culture o di una specifica. Cioè, se io qui devo fare un accampamento greco, io faccio giocatore 1, prendo costruzioni, prendo greco e mi metto a fare il cazzone, no? Metto così. E qua a sinistra, c'è posizione mura. Quindi io posso direttamente, senza passare per oggetti, cramura, cazzi e mazzi, costruire un accampamento e clicco qua, converti in porta. Cioè, bello, semplice e tranquillo. Adesso vedi anche il raggio delle tue torri. Cosa possiamo aggiungere qua? Un cazzo, vabbè, decorazione. Greci, non ci sono. Vabbè, tutte le culture in questo caso. Cioè, che ne so, puoi mettere il fuoco di bivacco. Così. La lancia di Arcanus, vabbè. Nei pianeti di una caverna. Azzo, hanno fatto bene qua, finalmente. Finalmente puoi fare cose serie. E le recinzioni in legno. Tipo io adesso, no? Faccio così. Metto, no? Che mi sa che però lo puoi fare anche senza fare tutto sto bordello, vediamo. Sì, esatto. Quindi hanno anche migliorato questa cosa qua. C'è poco da dire, ragazzi. Hanno fatto un lavoro incredibile. E nel Metascore ho visto che ha preso 8,5 e penso che sia... Non ci credo, aspetta, posso mettere pure gli scudi così. Sì. Vabbè, è finita. Va bene. Tenda distrutta, puoi mettere. Cioè. Tempio cumulo di... Ah, ok, puoi mettere i cumuli di... Vase name. Vabbè. Questo è un esempio. Poi... I filmati, l'editor della telecamera, per mettere la visuale libera, quindi puoi muoverti in questo modo, vedete? Mettendo visuale libera, senza dover cliccare CTRL, ALT, SHIFT, capi cazzo, cioè, molto tranquillo. Poi, andiamo verso le truppe, va? Voglio vedere se si può fare una cosa, prendiamo un Prometeici, che truppa così, no? Se io vado così...
Vediamo se si può fare più piccolo o più grande. No, non si può. Si può roteare. Ok. Poi da qui in oggetti ci sta visualizzatore animazioni. Questo è veramente spettacolare. Però tipo, che ne so, se io prendessi un Arcanthos, no? Sempre se lo trovo. Non lo trovo. Boh, non lo trovo. Perché non lo trovo? Lei è. Allora, vediamo un attimo Chirone, per esempio. Vediamo se... animazioni. Non ci sono le animazioni che cerco. Ah, da qua ci sta. Ok, 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 perfetto. Arcanthos eroe. Ah, tipo. Oggetti, animazione. Oddio. C'è da correre. Pazzesco. Ah, ok. Hanno aggiunto questo. Ok. Comunque, cinematiche. Quindi da qui. Si prende questo nome e si copia poi nel trigger, come vi ho fatto vedere nel tutorial. Cioè, ma queste sono qua ci stanno in illuminazione, la telecamera, ci sono un sacco di cose nuove in più. Puoi scegliere tu direttamente l'angolazione della visuale, quanto campo visivo, puoi scegliere in cielo. In che senso però? Nel modo più semplice possibile per noi che creiamo mappe, scenari, giocabili o meno, per chi crede nelle cinematiche. Cioè è tutto migliorato, strumento mix per poter fare un insieme tra qualsiasi cosa praticamente. Nei lupi puoi aggiungere, fatte molto bene tra l'altro, mantenute una mappa, invocare il potere divino adesso. Cioè tu adesso puoi invocare un potere divino, puoi già proibire da qua in modo molto più semplice le unità proibite, che questo è ottimo per quando fai uno scenario giocabile. La diplomazia è rimasta uguale e sono contento. Un'altra cosa è, io posso copiare questa unità, faccio così, ne prendo 4, copio e posso incollare. Posso fare questo all'infinito. Spettacolare. Che gli vuoi dire? Poi riepilogo scenario, ti danno informazioni come sempre. Dati giocatore, ti dice l'età di partenza e l'età massima, senza dover mettere il trigger che dice ok, allora il giocatore 3 non può raggiungere l'età mitica, dovevi fare il trigger. Invece qua metti età di partenza ed età massima e puoi scegliere direttamente. Vedi? Quale divinità mettergli? In base a Dio. Sono già mitologia originale. Col cazzo, lo devi sapere tu e lo devi fare tramite trigger. Qua invece è direttamente automatico. Qua puoi scegliere il tipo di personalità che può avere la tua civiltà. Cioè, quella là del nemico. Che intelligenza artificiale. Cioè, ragazzi, puoi scegliere la civiltà madre natura. Cioè, ragazzi, hanno creato un editor, cioè scusatemi, hanno aggiornato un editor che era già spettacolare prima, con i suoi difetti, ma adesso è migliorato al 100%. C'è un editor delle reliquie. Tu puoi prendere una reliquia e la metti qui, in questo spazio qua, e gli puoi dire, ok, c'ha un occhio di Horus, perché sì. Senza dover fare il trigger. Un editor di presidio è quando crei tipo una torre, ci metti le truppe, poi fa direttamente un garrison, come è successo nella missione 1, che sono usciti nel campo da tiro. Vabbè, quello è un altro trigger, però può succedere che esce da lì. Camera state, vabbè, la prima. Benissimo.
facendo così uno poi mi girerà. Che gli vuoi dire? Cosa gli vuoi dire? Un editor spettacolare che mi devo imparare di nuovo, perché voglio fare dei video qua sopra qua. Si deve fare, per forza. Perché poi ci sono anche queste bande letterbox. Ah, attiva e disattiva nebbia di guerra, che è importantissimo. Mappa oscurata. Raga, che vuoi dire? Questo è il modo in cui ci sono i trigger. Ma che chi vuoi dire a sto editor? Che è fatto benissimo. Frame è un ottimo... Ha degli ottimi dei, sia lui di base che come dei minori, e spero che poi possa rimanere Frame in generale, perché avere questi tre dei in più, avere più diversità ancora, spettacolare. Che gli vuoi dire? Se prima era da 7, adesso è da almeno, non per me 9, ma perché sono di parte, sono d'accordo con i voti, il voto meglio che 8 e mezzo, sono molto d'accordo, perché adesso è veramente fatto bene. Cos'è questo? I giganti hanno invaso Anfaim e Gangren si tratta in mano con il dio Frame. Che cazzo è? Come? Cos'è? Andiamo in tutorial. Vediamo come l'hanno fatto. Che sto Midigan Buttons? Giocando con i Norreni, ricordati tre cose. Anziché costruire depositi fissi, raccoglitori e nani Norreni hanno carri trainati da buoi. I carri trainati da buoi raccolgono tutte le risorse e puoi spostarli sulla mappa. Sviluppano inoltre miglioramenti economici. Poi i Norreni ottengono favore combattendo. Combattono per compiacere gli dei. Quando soldati o navi norrene combattono delle unità nemiche, il tuo favore aumenta. Alcune unità, come l'eroe norreno Ersir, generano favore più velocemente di altre. Bravo, esatto. E infine, la fanteria norrena può edificare e riparare costruzioni. Raccoglitori e nani norreni edificano solo certe costruzioni. Bravo. Come fattorie e case. Usa la fanteria per edificare nuove costruzioni quando e dove serve. I nordici sono stati migliorati di tantissimo. Sono stati una civiltà più migliorata dagli sviluppatori di questo Age of Mythology. E ha fatto benissimo. Sta cosa, NASA, c'è... Questa missione mi è nuova, mi piace. Mentre i suoi piani in Egitto si dipanavano, Gargarensis viaggiò a nord e radunò i giganti per attaccare i norreni di Alfheim. Ma dopo aver schiacciato le forze norrene, i giganti iniziarono a combattere tra loro. Via dal mio dominio, re del fuoco, o seppellirò i tuoi eserciti nella neve e nel ghiaccio. Torna alle tue montagne, porca puttana. O sciogliti tra le fiamme di Muspel! In the skies of morning hung, the stairways of the tallest gods, when tyranny was young. Our enemies still live, my friends. Save your anger for them! Ah, è ancora in inglese questa parte, vabbè. Sono Reginlith, una valchiria di Odino. Sono qui per aiutarvi a difendervi dai giganti. Gran parte di Alfheim è in rovina, ma i giganti hanno iniziato a combattere tra loro. Non per molto. Il loro leader si dirige da questa parte. Rafforzate subito le difese. Come Reginlith? Ma come cazzo parli? Mannaggia santo. Sconfiggi Gangarensis. Abbiamo poche risorse, ma Freyr veglia su di noi. I potenziamenti sono più lunghi, ma costano meno. Sì, ho capito. Però, innanzitutto dobbiamo costruire le mura.
dobbiamo fare 5 abitanti nuovi. Abbiamo bisogno di potenziare la nostra economia velocemente. Fare un essere. Qui i boschi sono molto fitti. Possiamo facilmente bloccare gli ingressi al nostro villaggio con mura e torri. Schipiao. E abbiamo bisogno di Fiosa Mother. Cibo. Piau. Tilbuen. Schipiao. Eccomi. Sat. Ekmun. Yao. Rootsrip. Tilbun. Andiamo a costruire il Yao. Porto. Poi facciamo un di questi e andiamo del nuovo dio Ulmur. Skipan. Che vedo che è un dio molto particolare. Yao. Ma tu potevi fare un'esplorazione automatica? Something. No? Sa. Devo esplorare io, cazzi miei. Skipan Yegvi Sa. Ma sai, un bastione di Asgard qua sarebbe ottimo. È una testa di ponte importante. Sa. Something. Sa. Yegvi. Yao. Ateraus. Tilbuin. Til Orsus. Yao. 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 Skipan. I cadaveri dei popolani insepolti sono tornati a infestare le loro case in rovina. Dobbiamo affrontare subito questi Draugr. Yao? Sat. Un buon posto per un avamposto. I giganti hanno distrutto le nostre case! Aiutaci, Regin! Yao? Ma come Regin? Per il fiebbi. C'è il porco. Sat. Per un attimo sto potenziamento. Tilbun, something. Yao. Yao. Yervi, sight is Tilbun. Ram, til something. Madonna. Yao. Yervi, something. Tilbuin. Yegvi. Weire Samtikt. Yao. Skip, sa. Samtikt. Non è che sento qua c'è un'imboscata. Quanto scommettiamo che c'è un'imboscata qua? Yervi. No? Something. Yervi. Yao. Porca puttana. Tilbuin. Skip. Tilbuin, yao. Here, now, here, from. Questi norreni combattessero così ferocemente!
Tilbúin. Samþykkt. Já. Skipa. Tilbúin. Já. Hver er satt? Atrá. Já, til orðuslag. Tilbúin. Sækið fram. Já. Hver er það? Já. Tilbúin. Ég við. Já. Skýr. Atrás. Skipa. Sapevo che attaccare la Valchiria sarebbe stata una cattiva idea. Torniamo in patria a tormentare i nani. Til samþykkt, já. Nangó. Satt, ég vil. Já. Til orðuslag. Til já. Samþykkt. Samþykkt. Já. Skip. Ég vil. Frá. Skip. Samþykkt. Atrá. Já. Til orðuslag. Já. Tilbúin. Skip. Sækið fram. Já. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Satt. Ég vil. Já. Skipan. Hver er satt? Til orustu slag. Samt, já. Teitar ána mortein flokata var kyrja. Atrás. Já, atrás. Já. Já, samtykt. Ekk mjög. Tilbú, satt. Ég vil. Já. Skýr, atrás. Slag. Samþykkt. Já. Atrás. Tilbúin. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Ég. Til orustu slag. Bækið fram. Hver er það? Skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Ég satt. Til orustu slag. Samþykkt. Já. Já, ég vil. Að rás. Já. Skip satt.
Atraus. Til. Já, Atraus. Já. Ok. Fyrir ég vil. Tilbúð. Skip Atra til orustu slag. Já, tilbúð. Fyrir það. Atraus til orustu slag. Atraus. Skipa. Já. Perfetto. Quando i figli di Musper cavalcheranno su Bosco Tetro, avrò la mia vendetta. Skip. Yao, yao. Here be. Fighting from. Skip til Orus Slav. Se distruggiamo queste costruzioni, farà meno trip. Skip til Orus Slav. Yao. Tilbúinn. Dobbiamo fare una Girdman. Assolutamente. Til ég vil. Sagt. Ég vil. Sagt, já. Atraus. Skip til orustu slag. Já, atra til orustu slag. Yes, já. Skip. Já, fækir fram til orustu slag. Fyrir það. Til. Já. Fyrir það. Samþeg. Nidog er morto. Tilbú. Fyrir það. Jassa. Ég vil. Skipa. Já. Já. Atrás. Já. Samþeg. Fyrir ég vil. Atrás. Sá. Ég vil. Til orustu slag. Til húsa. Ég vil. Skip samtidig. Já, já. Samtidig. Til, já. Já. Samtidig. Sagt. Ég vil. Til, já. Ég vil. Samþeg. Já. Sagt. Já. Samþeg. Til orustu slag. Sagt. Já. Til orustu slag. Já. Samþeg. Já. Ég vil. Skip. In nome di Frey! L'oro è custodito da draghi, aiuto! Lo sapeva. Ciao! Atraus! Ciao! Til orustu slag! Til sa, ciao! Ciao! Fight is from. Fight is from. Yo. 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 Yo.
You will all pay for this. Molto bene. Ragazzi, grazie per aver visto questo video. Questo Mythic Battles mi è piaciuto tantissimo. È uno scenario di un'ora in cui si spiega Frein e tutto il suo combatto di divinità. Vediamoci questo filmato finale. C'ha più truppe di me. Guardate! I giganti stanno fuggendo sulle colline! Nemmeno loro possono opporsi al potente Freyr! Una vittoria davvero gloriosa. Dov'è il loro leader monocolo? Where the grey seas glitter and the sharp tides shift, and the sea folk labor and the red sails lift. Your resistance is daring but futile, Valkyrie. The old one will destroy all in the end. Se il tuo vecchio è così letale, può venire qui da solo. Sono stanca di trattare con la sua pedina. You meddle with powers you cannot possibly imagine. I will return, and when I do, you will wish you had stood aside. Non possiamo correre rischi. Njord-Sir, raduna gli uomini e rintraccialo. Qualunque cosa trami, Njord-Sir. Sì, signora Regilif. Lo prometto. Njord-Sir. Lui è colui che aiuterà Chirone a addestrare il pezzo di Osiride dalla Tamerice, nella campagna principale di Age of Mythology. Amici, beh, che dire. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Ce ne saranno molti altri. E ragazzi, niente. Freyr è un pacchetto di divinità pazzesco. Mi ero dimenticato di farvi vedere in DNC, che è questo, Legacy Deity Portraits. Però lo faccio vedere da Impara. Vi faccio vedere i Pantheon, no? Ah, qua su... Ok, aspettate. Facciamo direttamente così. Greci. Partiamo da quelli principali. Zeus. Questi che state vedendo adesso sono le foto del vecchio Age of Mythology, rifatte in Full HD 4K. Zeus. Poseidone e Ade, fatti, mamma mia, i ricordi. Poi c'è Hermes, Era, Efesto, Dionisio, Dioniso, Atena, Artemide, Ares, Apollo e Afrodite. Poi abbiamo gli Egizi, Anubis, Bastet, Horus, Iside. Le foto rifatte con questa grafica, mamma, mi fanno impressione. Sono belli tutti e due, sia questi nuovi che hanno fatto, sia quelli vecchi, ma veramente, vabbè, questo è quello nuovo. Odino sarebbe bello. Torno uno dei meglio fatti. Vabbè, questi due sono nuovi. Atlantidei. Questo è quello che aggiunge quel DNC Deity Portrait, che ti dà la possibilità di cambiare. Ma sì, per io. Crono è fatto bellissimo, questo è bellissimo. Oceano. Kiwidi. Spettacolare. Spettacolare. Per avere questo DNC, cioè per attivarlo, devi andare su impostazioni DNC, se lo vuoi mettere, o se no, no. Io adesso metto applica questo nuovo, voglio andare a vedere di nuovo i Pantheon, adesso si rivedono meglio. Però, raga, so bene anche questi nuovi, Vabbè, Ada è fatto da Dio qua, mi piace molto di più qua. Ma, devo dire la verità, fatti benissimo. Cioè, hanno fatto un lavoro veramente spettacolare. Sono veramente bravi. Va bene, noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi.